Quello che abbiamo detto sono solo alcuni piccoli rilievi, ovviamente. Se ne potevano fare anche di molti altri. Tempo corre, la materia è abbondante, noi andiamo avanti. Adesso vediamo l'ultima scena attorno al sepolcro. Notate che la parola sepolcro continua a venire fuori. Dopodiché, nel racconto giovanneo, la parola sepolcro non viene più fuori. Questa è la scena, chiamiamola così, dell'amore, non dico nascosto, perché non c'è niente di nascosto, ma è quell'amore delicatissimo che Maria Maddalena ha per Gesù. Una volta mi è scappato di dire che Maria Maddalena era la fidanzata di Gesù e Gesù non lo sapeva. Mamma mia, e se andai dal vescovo. L'ironia non fa parte di certi cristiani, e pazienza. Dunque, io vorrei, mentre leggiamo, farvi notare alcune cose, perché altrimenti c'è il grosso rischio di fare dei pastrocchi nella comprensione. Dunque, Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro. Il sepolcro è qui. Questo è la schiena di Maria Maddalena, lei è rivolta verso il sepolcro. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti sedute l'uno dalla parte del capo, l'altro dei piedi, dove era stato deposto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro. Quindi la schiena è verso il sepolcro, vede Gesù, è scritto, vero? Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piange, chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, le disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a vederlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò. Sì, bisognerebbe fare degli apprezzamenti dal lato B femminile a sto punto, ma non è molto educato. Tu stai parlando con questo giardiniere. «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» C'è la risposta. Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò. Beh, come la mettiamo? Bene. Allora, vedete che c'è un verbo lì dietro, in greco. Strefo. E anche qui, manina sul tavolo, martello. Adesso capite perché il sottoscritto è così severo quando si parla di traduzione. Strefo vuol dire cambiare modo di pensare, non solo girarsi fisicamente, ma quando tu hai un'idea e un altro ti dimostra che la tua idea non è corretta e ti aiuta a cambiare pensiero, tu che azione fai qui dentro? Strefein, giri, volti il modo di pensare. E la traduzione allora quale sarebbe? E lei cambiò modo di comprendere.
Cos'è questo? Di solito si dice una T maiuscola. No, sono due dita, uno sopra l'altro e basta. Sono due modi di comprendere. Uno, il primo, è una comprensione con il pregiudizio dell'alfabeto latino. Perché se noi fossimo tutti ebrei e io ti faccio questo gesto qua, in ebraico non esiste questo segno. Non c'è. Il dalet, sì, ma allora dovrei spostarlo. Allora abbiamo il dalet. Ma così no. Non c'è questo segno. Bene. Dunque, cambiò il modo di comprendere e gli disse in ebraico rabbuni, che significa maestro? Boh, significa anche maestro. Non necessariamente. Perché maestro sarebbe Rav. Mio maestro Rabbi. Rabbun è molto di più di maestro. Anche. Sarebbe un po' il padre spirituale. Ma sarebbe anche l'amico guida. Quindi tradurre maestro significa tradurre in maniera corretta, ma è povera. Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Adesso riprendiamo con calma alcuni dati. Adesso che non ci scandalizziamo più di quel si voltò, provate a vedere cosa dicono gli angeli. Donna, perché piangi? Cosa dice Gesù? Donna, perché piangi? L'autore certamente non è stupido. E certamente l'autore non è che si commuova di fronte al pianto di Maria. Problema forse un altro. Noi dobbiamo tener presente che una delle funzioni angeliche è quello di spiegare. Noi abbiamo in mente una funzione angelica che è quella di guidare, va bene, ma molto spesso l'angelo ha anche il compito di chiarire, di spiegare. E se voi notate, in questo caso l'angelo per spiegare a Maria Maddalena il senso del suo pianto, non è che faccia come fa la mamma col bambino che con pazienza spiega, ma l'angelo o gli angeli le fanno da specchio. Cioè renditi conto del perché piangi. È dolore? È abbandono? Gesù, se notate, fa un passo avanti. Pianto di Maria Maddalena e il pianto della solitudine. Perché? Gesù gli dice chi cerchi. Non gli dice che dolore hai. Non chiede cosa hai perso. Ma chi cerchi? Se noi avessimo tempo e modo, e qui occorrerebbe parecchio tempo, dovremmo prendere il Cantico dei Cantici, al capitolo terzo, vedere il testo greco, vedere il testo ebraico, vedere la traduzione greca in che cosa si discosta, poi prendere il testo greco di tutto questo racconto e compararlo, e ci accorgiamo di una cosa interessante. L'Evangelista ha narrato questo episodio pescando i vocaboli dal Cantico dei Cantici. Lì dove la sposa, la ragazzina, cerca il ragazzino che si è eclissato. Poi alla fine lo trova.
E c'è questo rincorrere di questa giovane donna, rincorrere il proprio amato, in una maniera struggente, perché lei sa che non può vivere sola senza di lui. Qui noi troviamo dunque la narrazione di Maria Maddalena che incontra Gesù con lo stesso vocabolario, il che vuol dire che l'autore di proposito ha preso quel vocabolario del Cantico dei Cantici e ha narrato. Ora, teniamo presente che il Cantico dei Cantici prima di tutto indica l'amore fra due giovani, lui e lei, punto. Cantico dei Cantici mostra come Dio sogna l'amore umano. Secondo passaggio. Dopo il profeta Osea, Osea è un profeta dell'VIII secolo avanti Cristo, in Israele si è avuto chiara l'idea, per merito di questo profeta, che l'amore che intercorre fra Dio e il suo popolo è identico a quello che intercorre fra uomo e donna. E da Osea in poi Dio verrà chiamato lo sposo della Israele. Per cui nel Cantico dei Cantici sì, si vede l'amore umano, ma si vede rappresentato simbolicamente anche l'altro amore, quello di Dio, per la sua comunità. E Giovanni copia questo vocabolario, il che ci sta a dire che tra Maria Maddalena e Gesù non solo c'è un'amicizia molto bella, ma l'autore sacro intende anche dipingere qui il rapporto che esiste fra Gesù e la sua comunità. Leggere in italiano le cose velocemente così, beh, non si avrebbero mai fatto arrivare queste letture a questo tipo di considerazione, perché il greco è molto più evidente, paragonandolo con il greco del Cantico dei Cantici, di quanto possa essere evidente il rapporto fra questo racconto e la traduzione italiana del Cantico dei Cantici. Naturalmente qual è la reazione? Ella pensando che fosse il custode del giardino. È chiaro che poi cambiò modo di comprendere. La prima cosa dunque che Maria Maddalena ha in testa è che quello lì non può essere Gesù. E quindi interpreta questa figura come se questa figura fosse un giardiniere. Per questo lei dopo deve cambiare modo di comprendere. Come mai Maria Maddalena, che era innamorata di Gesù Cristo, non riesce a scoprirlo? Chiunque di voi, parlo delle gentil signorine e signore che sono qui presenti, sapreste riconoscere la persona che amate. Lei no. Warum bitte? Perché? Vangelo di Marco, nella sua finale canonica, lo dice. Gesù, dopo la risurrezione, si è presentato con un'altra morfè, un'altra forma. Ma allora poteva essere un altro, no? Perché ci sono degli elementi di riconoscimento che dicevano con chiarezza che quello lì era lui. Quali sono questi elementi di riconoscimento? Ma
metti qui il tuo dito, metti qui la tua mano. E poi ci sono da parte di Gesù moltissimi chiami a quello che lui aveva già detto ai discepoli prima della Pasqua. Queste sono le cose che vi dicevo quando ero ancora tra voi. E ci sono altri gesti importanti. Per esempio, uno di questi è il seguente. Versetto 16. Gesù le disse. Che le disse? E se io ti chiamo per nome, non è mica una cosa grande? La cosa grande è se io ho un modo un pochettino birbante di chiamarti per nome. Allora tu capisci che sono io. C'è qui presente una persona che sa che cosa significa Ciri. Nessuno di voi lo sa, solo una persona lo sa. Sarebbe l'abbreviazione di Ciri Biciacula, che è un'espressione friulana per dire alla bambina piccola quanto sei chiacchierone. Chiaro? È certo che nessuno di voi sa chi sia questa persona. Ma se io cambio forma e mi presento a quella persona e la chiamo così, quella scopre subito chi sono io. Perché solo io la chiamo così. Vi è chiaro? Qui Gesù deve aver avuto una specie di cantilena nel chiamare questo nome. Non gli ha detto Maria. Avrà fatto un'intonazione di voce tipica che Gesù aveva quando la chiamava. Quale sia, beh, non c'è il nastro magnetico, non possiamo saperlo. Maria, può darsi che sia così, può darsi che sia in un altro modo, non lo so. Fatto sta che lei cambia comprensione. Non è più il giardiniere, ma è questo grande uomo, Rabbun. I sarebbe mio. Quindi la traduzione più esatta sarebbe maestro mio, anche se Rabbù vuol dire molto di più. Qual è la risposta di Gesù? Non fare una certa cosa perché è importante quel perché. Alla luce di questo perché noi comprendiamo ciò che Gesù sta dicendole. Dunque, perché non sono ancora salito al Padre? Cioè, non ho ancora concluso la mia missione. Perché salire al Padre significa aver chiuso la missione per cui Dio aveva mandato Gesù in questo mondo. E quindi, questa azione che viene proibita non è in sé cattiva. Ma questa azione impedisce a Gesù di compiere fino in fondo la missione che il Padre gli aveva affidato. Qual è questa azione che viene proibita? Il trattenerlo? Bah. Queste traduzioni mi fanno un certo problema. Perché mi ricordano quando ero ancora giovane prete, studente all'università a Padova, mio parroco di allora, di Sanstino di Livenza, che adesso è in cielo a cantare la gloria di Dio, Monsignor Giuseppe Bortolin, che stranamente i miei predecessori cappellani temevano da morire. Io no. E sapete perché? Io l'ho sempre avuto in gloria, quel prete lì. Era di una delicatezza caprina. Chiaro? Proprio. Dunque, la mia paga di prete quella volta era di 20.000 lire al mese. Avevo vitto, alloggio e biancheria pulita. Però
20.000, 1972, quando le paghe erano di circa 600-700 mila lire. Noi, preti, 20 mila lire. Mi andavano per l'abbonamento del treno, seconda classe. Treno degli operai, ovviamente, quindi 5:30 del mattino, e faceva le via Crucis, tutte le stazioncine fino a Mestre. E quando si è giovani, si dorme. E allora il vecchio cosa faceva? Lui si alzava alle 5:15, entrava nella mia camera, accendeva la luce, apriva il rubinetto dell'acqua calda perché occorreva un po' di tempo prima che arrivasse, poi veniva lì e diceva: «E ora?». Io mi alzavo e trovavo l'acqua calda per farmi la barba, carinissimo. Scendevo giù verso le 5:10 e nella grande tavola della cucina trovavo al primo posto il caffè fumante appena fatto. Poi trovavo l'uovo passato in acqua calda a metà della tavola, per cui io facevo il percorso, bevevo mentre camminavo, lasciavo la tazzina lì, prendevo l'uovo, e laggiù in fondo c'erano due fette biscottate con la marmellata e il caffè latte. Ma tu da un parroco cosa vuoi di più? E naturalmente lui su e giù, senza colletto, con la veste slacciata e il rosario in mano. Sosturiva, sì, magna. Questo era il buongiorno. E poi alle 5:15 prendevo la macchina, arrivavo in stazione e treno. Bene, questo parroco, che era così delicato come una carta vetrata, quando doveva leggere il brano della Genesi, erano nudi e non ne provavano vergogna, lui sudava. Sudava a dire la parola nudi. Per cui quando arrivava lì, lui doveva sempre schiarirsi la voce. Erano e non ne provavano vergogna. E la stessa cosa hanno fatto i nostri traduttori. Non è trattenere, apto mai, indica tenere stretto, cioè abbracciare. E quindi Gesù dice: non mi abbracciare, memo aptu, cioè non compiere questo gesto affettuoso. No, non è neanche questo, perché aptu è un imperativo presente, e quando io ho la negazione, me, dell'imperativo presente, io non proibisco l'azione, proibisco che l'azione venga continuata. E quindi a Gesù ha fatto piacere essere abbracciato. E ha detto: non continuare ad abbracciarmi perché non sono ancora, cioè dobbiamo ancora fare qualcosa. In altre parole, non farmi perdere tempo. Vi è chiaro? Ma non è che lui rifiuti l'azione. Me mu aptu dice con chiarezza che Gesù chiede a Maria Maddalena di non continuare a rimanere lì appesa a lui. Perché? Perché ci sono ancora alcune cose da compiere. Quali? Va dai miei fratelli e di loro. Queste due parole, va e di loro, sono parole importanti. Va, poreu, kai eipe. Perché sono importanti? Perché noi le troviamo in bocca a Gesù, dette ai suoi discepoli, quando i discepoli devono partire per la predicazione del Vangelo. Andate, fate mie discepoli tutte le genti, insegnando loro, eccetera, eccetera. E basterebbe già questo per chiederci chi è il primo apostolo di Gesù risorto. Non Pietro, non il discepolo che Gesù amava, ma una donna. E non dobbiamo meravigliarci di questo dato, perché
Se voi prendete il capitolo 16 della lettera ai Romani, lì c'è una coppia, Andronico e Giunia, che sono apostoli insigni prima di me. Una donna, Giunia, è apostolo, come Paolo, e prima di Paolo. Capite la problematica che sta sotto? Qualcuno sì, qualcuno no.